Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui su Bricknauts. Io sono Simone e ogni settimana vi racconto le news e i rumors che vengono fuori dal mondo Lego. Prima di iniziare però vi voglio ricordare, se non lo avete ancora fatto, di attivare la campanellina qui sotto per attivare le notifiche e rimanere aggiornati su tutte le news del mondo Lego che arriveranno prossimamente. Al termine del video, infine, se vi sarà piaciuto il mio lavoro e l'attività di Lega Nerd, mettete un bel mi piace e spargete il verbo condividendo questo video su tutti i vostri profili social. Ma ora bando alle ciance e oggi vi racconto le novità del Bricklink Designer Program creato da Lego e Bricklink. 42. Intanto una piccola spiegazione. Che cos'è il Bricklink Designer Program? È quel programma che ha creato Lego per prendere in eredità il vecchio Huffle Designer Program di qualche anno fa e convertirlo in una nuova versione, però questa volta i progetti caricati saranno quelli scartati da Lego Ideas, quindi tutti quelli che hanno raggiunto i 10.000 negli anni passati ma che non sono poi diventati dei set Lego Ideas ufficiali. Questo nuovo programma funziona un po' come Kickstarter, quindi ci sarà una fase di crowdfunding in cui noi andremo a preordinare i set che vorremmo comprare. Nella vecchia versione del Bricklink Designer Program i progettisti avrebbero avuto tempo fino al 31 di maggio per mettere a posto i loro progetti in base alle linee guida dettate da Lego e poi dal 1 di giugno sarebbe partita la fase di crowdfunding in cui ognuno di noi avrebbe potuto foraggiare i progetti a cui era interessato e i primi 13 che raggiungevano l'obiettivo sarebbero stati effettivamente prodotti. Per tutti comunque sarebbero state rese disponibili le istruzioni in formato digitale, quindi anche per tutti quei progetti che non sarebbero passati. Questo cosa comportava? Comportava che dal 1 di giugno ci sarebbe stata una richiesta, un esborso monetario da parte nostra, fondamentalmente, piuttosto importante. Se di 26 progetti, quelli attualmente in gara, ce ne fossero piaciuti 20, avremmo dovuto comunque impegnare una somma importante di denaro per poterli portare a casa tutti e questa somma sarebbe stata impegnata tutta in un unico momento, nello stesso istante. Inoltre, in questo modo, anche lato Lego e produzione delle scatole e dei mattoncini ci sarebbe stato un impegno notevole di lavoro come tempistiche e come carico di lavoro. Con la nuova versione invece cambia un po' tutto, perché invece che avere un unico grande momento di crowdfunding, questa cosa è stata divisa in tre momenti distinti e questo agevola anche il lavoro dei progettisti che stanno mettendo mano ai loro progetti per rimetterli a posto. La nuova fase quindi di crowdfunding partirà non più da giugno ma partirà dal 1 di luglio, con solo 8 progetti. Di questi 8, i primi 5 che raggiungeranno l'obiettivo verranno effettivamente prodotti e questa sarà il primo momento di crowdfunding. Successivamente si passerà a settembre con il secondo momento di crowdfunding con altri 8 o 10 progetti ed infine a novembre, sempre con la stessa formula, altri 8 o 10 progetti. Infatti in totale al momento ci sono 26 progetti che possono essere, quando partirà la fase di luglio, potranno essere preacquistati, quindi 8 per 3 24, ne mancano 2 che saranno giunti poi a settembre e novembre. In questo modo avremo anche noi modo di impegnare delle somme di denaro un po' più piccole forse per portarci a casa dei progetti, diluendo quindi la spesa nel tempo. L'unico lato negativo, se così lo vogliamo chiamare, di questa nuova versione in tre round differenti è il fatto che i progetti che verranno foraggiati nel terzo round, quello di novembre, ovviamente verranno poi recapitati a casa molto più tardi, mentre invece nella prima versione a novembre si sarebbero partite le prime spedizioni dei primi set. In questo caso invece con la nuova versione arriveranno quasi certamente, partiranno sicuramente nell'anno nuovo. Non credo però che questo possa essere un problema così grosso, visto che almeno per quello che mi riguarda ho ancora un bel po' di scatole chiuse da dover aprire. Per cui tutti pronti al 1 di luglio per vedere quali saranno i primi 8 progetti che andremo a foraggiare. Vi ricordo alcune curiosità su questo Bricklink Designer Program. Abbiamo fra i vari progettisti Sandro Damiano con il suo Winter Chalet. E invece per quanto riguarda i progetti che sono già usciti dal Bricklink Designer Program abbiamo i tre progetti in stile Casa del Pescatore Vintage di Robert Bontembal, che a causa di un accordo con un altro sito che produce set con pezzi compatibili
non gli è stato possibile proseguire in quanto ovviamente ci sono qualche problemino a livello legale fra lui che produce i progetti e li vende già tramite un altro sito. Ed infine anche i due progetti orientali con l'architettura classica giapponese e il Tempio dell'Eremita, che a causa probabilmente di problemi con la riprogettazione dei progetti, i due progettisti hanno ritirato i loro progetti dalla competizione. Per cui attualmente i progetti in gara sono 26. Per quanto riguarda le notizie quindi sul Bricklink Designer Program, questo è tutto. Attendiamo il 1° di luglio per la partenza. Se vi è piaciuto il video, se vi è piaciuto il mio lavoro e l'attività di Lega Nerd, mi raccomando un bel pollice su e noi ci vediamo alla prossima news. Ciao a tutti!